Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Il Venezuela è in lutto per la morte di Chavez. Afghanistan esplode un ordigno, feriti due militari italiani. Oggi la direzione nazionale del PD, Grillo, non governo tecnico. Il Venezuela piange la scomparsa del presidente Chavez, morto ieri all'età di 58 anni dopo una battaglia contro il cancro durata 2 anni. In un messaggio diffuso dopo la morte di Chavez, il presidente americano Obama ha dichiarato il suo interesse allo sviluppo di rapporti costruttivi con Caracas. Agguato ad un blindato italiano Lince in Afghanistan, colpito dall'esplosione di un ordigno improvvisato, il bilancio è di 2 militari dell'esercito e un interprete afghano feriti e trasferiti in elicottero all'ospedale di Farah. Non sono gravi. Direzione nazionale oggi del PD a Roma per decidere le prossime mosse del partito. Ci sarà anche Renzi, che ieri è stato ricevuto da Monti. Grillo nel frattempo ribadisce sul suo blog che il Movimento 5 Stelle non darà mai la fiducia a un governo tecnico. Iniziata in Vaticano, nell'aula del Sinodo, la quarta congregazione di preparazione al conclave che dovrà eleggere il nuovo Papa. Massimo riservo tra i cardinali, tra oggi e domani si attende la data per l'inizio del conclave. Ormai 1 milione di siriani che hanno lasciato il paese per sfuggire alle violenze in corso da quasi 2 anni. Secondo l'UNHCR, la metà sono bambini, molti dei quali hanno meno di 11 anni, oltre a molte donne e anziani. Consumi degli italiani giù del 2,4% a gennaio rispetto al 2012 e dello 0,9% sul mese di dicembre, e quanto rileva Confcommercio, spiegando che il 2013 sarà un anno particolarmente difficile per l'economia italiana. Il Real Madrid batte all'Old Trafford per 2-1, il Manchester United vola nei quarti di finale della Champions League, il Borussia Dortmund si qualifica agevolmente nei quarti vincendo per 3-0 sugli ucraini dello Shakhtar.